Ciao a tutte ragazze, 114.000 volte che sto provando a registrare. Non mi viene, ne succede di tutti i colori. Buongiorno ragazze, un bacio grande, benvenute nel mio canale. Video in collaborazione con l'azienda Bonpretti. Ringrazio tantissimo, ma veramente tantissimo, Emily e l'azienda per darmi sempre la possibilità di provare e testare i loro prodotti. Mi ha contattato Emily, mi ha detto se mi piaceva insomma l'idea di provare quello che dopo vi faccio vedere. Me l'ha spedito tramite Amazon ed è assolutamente fantastico perché è arrivato la bellezza in 4 giorni. Purtroppo mi è arrivata così, tutta scassinata. Ho fatto le foto così dopo gliele mando all'azienda. Dentro cosa ci troviamo? Ci trovo questo qua, Arimo, ok, ho avvicinato. Ci troviamo questo, è un kit che dopo adesso apro e vi faccio vedere. Tutte le informazioni e il link che porta a questo kit ovviamente lo trovate sotto. È un link semplice, non è assolutamente affiliato. Ho intenzione di provarlo su me stessa, per cui toglierò le mie unghie perché voglio che vediate bene di quello che si tratta e soprattutto com'è, perché sapete già, lo dico tutte le volte, io adoro questa azienda, trovo che sia veramente all'avanguardia e si è lanciata anche a vendere prodotti su Amazon, che secondo me è veramente meraviglioso solo perché viene consegnato in poco tempo, pochi giorni, e per cui ho deciso di provarlo su me stessa proprio per far vedere la qualità. Io devo stoppare questo video perché non posso tenerlo in pausa tutto il tempo. Io adesso vado a togliermi le mie unghie, poi apriamo questo e così ve lo faccio vedere. A dopo! Eccomi ragazzi, ho tolto tutto, adesso andiamo a vedere cosa contiene la scatola, la confezione. Allora, mi sento strana senza unghie. Allora, troviamo una lima, poi le istruzioni della lampada, della mini lampada, troviamo gli sticker, allora gli sticker per fare la French, questi li conoscete, chi è del mio mestiere li conosce molto bene. Due confezioni, sono tutte e due uguali e sono per fare la French, che è comoda per chi magari non è capace. Poi troviamo, aspetta, senza unghie, allora questo che è un pigmento rosso, l'avevo visto dalla scatola, con l'applicatore, il pigmento rosso che poi sicuramente andremo a provare. E poi la lampada con 4 LED, vedete il suo per farla andare, per farla accendere, il cavetto, vedete i 4 LED, si vedono? Sì, ecco, 4 LED, bellissima. Qua penso che ci sia, questa è l'accensione, vediamo se riesco a farla vedere, questo qua, stupenda. Vediamo qua. Poi troviamo questo, è il 6 in 1. Allora, questo qui, un attimo, Allora, questo qui fa, come potete leggere dal nome, è 6 in 1. Allora, è come base per attaccare le tip, come lucido, per allungamento, e poi ve le scrivo tutte. Intanto vi sto facendo vedere com'è la consistenza, vedete? Non è liquida e non è densa. E io questo lo metterò sicuramente alla prova. E poi le tip. Là. Si vede tutto? Sì, qua. Questo mettiamolo così almeno lo vedete. Ecco. E poi le tip, andiamo a vedere nel dettaglio che tip ci sono dentro. Ho preparato tutte le tip, sono 5 tip, 5 modelli diversi, e adesso sono qua a farvele vedere. Allora, sono 3 tip fatte così, fatte a questo modo, e 2 fatte a questo modo.
Allora, c'è la Coffin Medium, il numero, il codice è questo, PS13, e la tipa è quella che vi ho fatto vedere prima, questa qui. Questa è la numero 0 e mi va bene qua, vedete? Aspettate solo un secondo, eccola qua, vedete? È fatta in questo modo, bellissima. Di queste sono 48 pezzi. Poi c'è la Square Extreme, il codice è BTP47, sono 48 pezzi e la Square in questione è questa. E va bene, no, qua. Va bene, questa è la numero 2. Questa si può, ovviamente, per chi le vuole tenere così va benissimo, si possono anche addirittura tagliare ovviamente e fare la misura che si vuole. E questa con una perfetta curva C. Poi c'è la ballerina medium, il codice è BTP27 ed è questa qua. Questa è l'ultima fatta in questo modo. E questa è la numero 3, perché li ho presa a caso, va bene qua, vedete com'è? Ok, così, ottima. Quarta è la Coffin Extreme, che io giuro me le farò tutte. QTP42, sono 48 pezzi ed è questa. Io queste giuro me le farò le due le mani, è spettacolare. Questa è la 0 e mi va bene sul pollice. Questo lo faccio vedere il pollice perché mi è stato chiesto, vedete, è stupenda. Mi è stato chiesto tante volte se le tip vanno bene, sono abbastanza grandi e questa è abbastanza grande, per quello l'ho fatta vedere. Ultime Coffin Deep C, 52 pezzi e il codice è QTP14 ed è questa. Anche questa molto molto bella, quelle altre sono molto lunghe, a me piacciono tanto le forme lunghe. Vediamo dove l'ho presa, ecco, sempre pollice, numero 0, pollice. Questa è una misura normale, va benissimo, molto bella, molto molto bella questa forma. Nel sito di Amazon trovate questa, io l'immagine l'ho tirata giù, così potete vedere le varie forme, vedete come sono. Allora ragazze, io non posso farvi vedere per questione di tempo tutte le tip, l'applicazione di tutte le tip. Ho pensato di applicarne due, una totale, magari questa qua, la Coffin Deep, e l'altra pensavo di mettere una di queste qui, tipo la ballerina questa, in modo, per esempio, con l'acrilico. Ho pensato di farvelo vedere con l'acrilico perché veramente così durano veramente tantissimo, per cui adesso stoppo e preparo. Eccomi ragazze, allora ho pensato di comunque mettermi un cover, perché lasciare le unghie così è veramente bruttissimo. Inoltre io è due giorni che mi sto preparando, perché quando trovo un attimo di tempo e mi si rompono. Allora ho pensato di... ho trovato una scatolina e ci ho messo dentro queste. E allora ho tenuto due unghie libere per me farvi vedere. Allora, una questa, ok, e la metto qua. Questo non guardatelo che, ecco, non è rotta, ma è un residuo della tip di prima da togliere dopo, quando faccio la, quando l'opacizzo la tolgo. Ecco, una è questa, ho pensato, e l'altra, che è l'altro vecchio modello, però questa è sottilissima, non è più come quelle di una volta che dovevi limare lo scalino, non so se ve lo ricordate, almeno 10 anni fa. E poi ho pensato di mettere questa e far tutte le altre, insomma. Poi questa è la lampada e viene fornita così, ok,
non dovete altro che procurarvi un alimentatore che adesso ad attaccare. Eccoci qua. Volevo farvela vedere accesa, un alimentatore, quella per i cellulari, e quando è accesa è così, vedete, bellissima. Allora, quello che vado a fare adesso, opacizzo e preparo le due unghie, così almeno sono già fatte tutte e due. Ci vediamo dopo. Nel frattempo che si asciugano, allora, di sicuro vado a mettere la base in questa, perché è quella che va totale. Prima va la base e io poi dopo ci metto la tip. Questo, come avevo detto prima, è un prodotto 6 in 1, l'hanno modificato, prima era 3 in 1, adesso in questo nuovo kit hanno fatto 6 in 1. È una base gel di sicuro, per cui la vado a provare, e oltretutto, siccome io ho le unghie così, vedete, è un buon test che faccio. Poi estensione per fare l'allungamento, no? Per attaccare le tip, sicuramente per fare la bombatura quando magari è completamente piatta, per il water color, che un attimo vi faccio vedere qual è questo, il water color, sono questi effetti qua. E per ultimo, che è una novità assolutamente, il top coat come lucido, che in questo caso lo proviamo con questo che è fornito dentro nel kit. Allora, visto che si è asciugato, andiamo a provarlo. È bello bello, non è liquido, per cui comodissimo, cioè devo dire comodissimo. Comodissima la lampada, mi piace tantissimo. Sono andata a opacizzare. Io opacizzo, lo faccio sempre perché mi dà molta tenuta questo sistema di opacizzare la parte dentro, solo la parte del letto ungueale. Io mi ci trovo benissimo. Non so se poi funziona sì o no anche senza, ma siccome non voglio andare a rischiare di rovinare la mia unghia, vado avanti con questo sistema. Adesso andiamo a mettere il gel. Non tantissimo, perché sennò dopo esce da sotto, c'è il letto ungueale, e scarichiamo un po' il pennello sulla punta, che poi sarebbe quello che è vicino alle cuticole. Lo sposto, poi è così, è comodissimo, cioè è così veramente comodo. Io per fare sto lavoro dovevo tenermi la lampada in bocca, adesso vi faccio vedere quale. Allora, la lampada che io ho utilizzato fino adesso è questa, ed è scomoda da morire, perché tu praticamente ti devi tenere questa lampada in bocca, ovviamente devi tenere in mano la tip, e per cui è un casino. Cioè, questa lampadina qui veramente, e poi ho sentito che mi si è veramente attaccata subito, cioè nel giro di 10 secondi l'ho sentita già, ovviamente l'ho lasciata sotto ancora un po', ovviamente, però è la prima volta che metto questa forma, la ballerina qua, com'è che si chiama? Ecco, ho sbagliato, la coffee, e mi piace. Adesso quello che ovviamente io devo fare è pulire il giro cuticole, perché ovviamente è un po', vedete, è uscito fuori, per quello ho detto bisogna stare attenti a non metterne tanto. Quello che adesso andiamo a fare è mettere questa, sempre fuori camera, brava Giusy. Allora, io metto comunque una base, la metto lo stesso la base, perché io non voglio, voglio avere una protezione di più sull'unghia, ecco. Ho steso la base. Questo tipo di gel è veramente fantastico, ha una consistenza veramente spettacolare, perché non è né liquida né densa, veramente, cioè si lavora benissimo. Comunque, allora, non mi ricordo se vi ho detto che questo è 15 ml, per cui è tantissimo tantissimo. Vado a mettere questa. Allora, questa qui non serve opacizzarla, perché se vedete è già opacizzata, oltretutto non sono come le vecchie tip alte, questa qui è molto sottile, per cui non serve poi limare. Allora, andiamo a mettere il gel sulla
parte opacizzata, così, eccoci, mettiamone un po' di più perché è solo, poi rimarrà attaccata solo con questo, per cui ok. Poi andiamo allora, guardate che roba, a parte questa, vabbè, che è tutta, è una cosa, ma guardate questa, è che praticamente è attaccata solo un pezzettino, ma guardate, ottima. Allora adesso vado a limare gli angoli un pochino qua sopra, perché dopo andiamo a metterci ovviamente il gel sopra. Eccomi ragazze, allora ho opacizzato questa e opacizzato questa, e allora guardate, è dritta, guardate, è dritta, soprattutto è dritta, bene. Allora adesso andiamo a metterci sopra il gel, questa, soprattutto questa, e io mi appoggio sulla lampada perché è di una comodità che non potete capire, ma di una comodità. No, comoda, no, comoda, mamma, sei comoda sta lampada? Ma no, scusate. Eccoci qua. Io l'ho già sgrassato, tirato fuori dalla lampada, l'ho già sgrassato, vedete com'è lucido. Questo è un top coat, questo qua che fa 6 in 1, con dispersione. Io l'ho già sgrassato e vedete com'è lucido. Allora, volevo provare a utilizzare questi. Per accorciare i tempi ovviamente l'ho già messa, ho pensato di prendere una di queste anche per far vedere a cosa servono, ma visto che io non le ho mai utilizzate, allora metto il top coat, perché poi qua andiamo a metterci la polvere, il pigmento. Una cosa che non vi ho detto è che si spegne da sola la lampada, al tasto d'accensione, poi si spegne da sola quando ho finito. Allora andiamo a aprire questa meraviglia e andiamo a metterlo su. Ho messo un leggero strato di cover perché il lavoro giusto era da mettere prima il cover, ma per ovvi motivi, per il tempo, il mio scopo era solo far vedere i prodotti, le cose le sapete anche voi. Comunque questo, il fatto di mettere, per chi non lo sa, questo che è sparito sotto, eccolo qua un altro, è veramente comodo perché comunque è molto preciso, vedete, è molto preciso per chi lo vuole utilizzare. Comunque questo è il lavoro finito, un attimo, ho radunato tutto, il kit è questo, lo trovate su Amazon. Comprende 5 tipi di tip diversi, ve l'ho già detto all'inizio, sono tutti numerati da 0 a 9. Trovate questo fantastico gel 6 in 1 che fa 6 cose, l'abbiamo già detto anche questo. Trovate un pigmento rosso che è questo qua, trovate una lima, trovate le French in sticker. E soprattutto la lampada, questo spettacolo fornita di cavetto, voi dovete solo prendere la presa, il resto, questo è le istruzioni per come funziona in cinese e in inglese. Detto questo, io sotto vi lascio il link dei prodotti di questo kit. Non è un link affiliato, è un link semplice per andare a comprarlo, appunto. Vi lascio anche il link comunque del sito di Bonpretti, così se volete andare a fare acquisti come ho fatto io, che dopo arriverà tra poco, lo potete fare. Detto questo, ringrazio ancora l'azienda, ringrazio tutte voi per avermi seguito fino a qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo kit. Il lavoro che ho fatto sono queste due qua, sono molto belle, mi piacciono tantissimo. A dir la verità, io prediligo questa.
che questa. Questa ovviamente è troppo lunga, l'avrei magari tagliata, adesso la taglio. Comunque questo è il lavoro che ho fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio grande, ciao a tutte!